Mi chiamo Federico Bellacca e scrivo di cocktail. Il mondo del bar è fatto di cultura, sia da un lato che dall'altro del bancone. Sono andato in giro per l'Italia per raccontarvene storie e protagonisti. Questa è la bar industria italiana. Questo è Chiacchiere da Bar. Siamo all'ultima tappa del nostro viaggio in giro per l'Italia. Siamo a Bergamo, la città dove tutto si è fermato e tutto sta ripartendo. Al sottovoce Speakeasy, Aldo Bruno Russo ci aspetta per parlare di uno dei ruoli più importanti al mondo del bar e anche uno dei più chiacchierati, quello del brand ambassador. Ciao Aldo, ben trovato. Come Ciao, stai, Enrico? Bene, bene, tu come stai? Molto bene. Oggi ti ho voluto qui per chiacchierare di una tematica che forse è la più mitizzata nel mondo del bar, ovvero quella del brand ambassador. Tanti ragazzi che fanno questo lavoro lo vedono un po' come un punto d'arrivo, no? Mm-hmm. Rappresento un'azienda, giro, mi diverto. In realtà forse c'è molto di più dietro, tante cose non si vedono. Ti va un po' di raccontarci il tuo ruolo, la tua esperienza attuale? Assolutamente. Allora, in primis il ruolo del brand ambassador è sicuramente un ruolo a cui i bartender ambiscono, perché ovviamente ti dà la possibilità di poter lavorare con una grande azienda. Nel mio caso parliamo di Campari Group, leader in Italia tra l'altro, quindi è sicuramente un'opportunità molto molto grande. Però fare il brand ambassador non vuol dire solo stare a giro pagati, passami il termine. Se fare il brand ambassador vuol dire in realtà in primis impersonificare un brand, cioè dare un volto a un brand, e questo implica la necessità di conoscerlo profondamente, di amarlo, perché poi nella realtà dei fatti diventare brand ambassador per un brand, per un prodotto, vuol dire esserne conoscitore e in primis un lovers e un bartender che lo ha utilizzato. Io personalmente il prodotto Walter Key Bourbon lo utilizzo da molti anni, in primis come cliente, come bartender, e poi dopodiché ci ho lavorato per diversi anni. Al momento il ruolo del brand ambassador in Campari, tra l'altro, è un ruolo anche, diciamo, nuovo, non in Campari Group Mondo, ma in Campari Italia, e fa parte di quella che è invece la branchia più importante per il bartender engagement, che è Campari Academy. È un ruolo nuovo soprattutto anche nella forma in cui è stato costruito, perché, come ti dicevo, in primis la personificazione del brand. E soprattutto il mio compito è non solo fare bartender engagement, non solo fare formazione, non solo far conoscere il prodotto ai bartender, sia nella sua storicità che nella sua grande qualità e nell'utilizzo, ma anche far conoscere quelli che sono i valori di Wild Turkey. Sono riassunti tra l'altro su quello che è un claim per noi storico, che è bold, genuine and true. Cioè un prodotto determinato, vero, audace, generoso e genuino. Certo. Tra l'altro, appunto, finora abbiamo parlato di Wild Turkey, ma forse non tutti sanno, oddio, ormai è un prodotto molto conosciuto. Però se tu dovessi spiegarlo a qualcuno che magari non frequente bar, Wild Turkey come lo riassumeresti in poche parole? Utilizzerei proprio forse questo claim, bold, genuine and true. È un prodotto che viene dalla determinazione di un'azienda con più di 150 anni di storia nel portare avanti il proprio prodotto in maniera costante. Wild Turkey 101 è un prodotto che ha una storia lunghissima ed è il capostipite della gamma. È un prodotto genuino e vero perché è fatto da persone vere, e come i nostri master distiller Jimmy e Eddie Russell, sono tra l'altro master distiller leggendari. Jimmy è detto il Buddha del Bourbon, presidente dei distillatori americani, insomma, davvero un personaggio mitologico, ed è forse l'espressione più sincera di quello che è il tradizionale American whisky, il Bourbon, con un grande occhio di attenzione anche all'innovazione. Forse la grandezza di Wild Turkey è avere una profonda tradizione con una grande innovazione al suo interno. Infatti abbiamo una range anche molto larga. Ragazzi, grazie. È stato un aperitivo. Ho messo schiaramente la bocca. Visto che parliamo tanto, ogni tanto ci vuole. E partiamo da te. Ti ho preparato un Boulevardier classico a base Wild Turkey. E per te, Aldo, uno dei miei drink preferiti, che è un old fashion a base bourbon, ovviamente Wild Turkey. Salute, ragazzi. Grazie mille, grazie davvero. Aldo, per sfatare un altro mito di quelli che si sentono sempre, appunto, uno immagina
stai tanto in locali, vedi tante persone, però in realtà dietro il lavoro del brand ambassador c'è anche una parte più burocratica, se mi passi il termine. C'è una grande parte di, anche di responsabilità nei confronti di quello che è il brand e nei confronti di quello che è l'azienda. Allora, chi fa il brand ambassador in primis ricopre una figura aziendale. Nel mio caso è una figura che è diciamo, un po' a cavallo tra quello che è il lavoro di Campari Academy, che è l'organo, come ti dicevo, per il bartender engagement, e invece anche il reparto marketing. Cioè collaboro in maniera continua e costante con quello che è il brand manager e il group brand manager di Wild Turkey, proprio per lavorare su quella che è la parte di comunicazione, quindi diciamo, tutto quello che è miscelazione o prodotto liquido che viene comunicato anche dalle pagine ufficiali della marca passa anche sotto le mie mani, sotto il mio lavoro, che è un lavoro tra virgolette che chiameremo d'ufficio, ma che in realtà è un lavoro di grande responsabilità, perché comunque viene affidato a quelle che sono anche le mie ricerche, i miei studi, le mie attenzioni, i miei viaggi, quella che è la marca e il prodotto, quindi un'identità comune che deve essere costruita in maniera coerente. Facciamo molto circolo, esattamente, cerchiamo di fare in modo che tutte le figure che lavorino sul brand abbiano comunque una voce unanime e abbiano comunque un'expertise il più possibile. Infatti comunque ho passato anche un po' di tempo in Kentucky, sono andato di studierie, insomma. Certo. Che brutto non è. Vabbè. Anche quello fa parte del lavoro e la parte è bella. La prossima intervista la facciamo direttamente in studio. Perché no? Perché no? A quel punto facciamo con Eddie. Senti, esattamente. Senti, invece, restando sul territorio nostrano, non fuori Europa, tu organizzi un sacco di iniziative, queste sì, veramente, che servono a creare una comunità, un mondo intorno a Wild. Ti va di raccontarci un pochino come si sviluppa il brand sul territorio? Allora, in primis il brand si sviluppa ovviamente su quello che è il lavoro giornaliero di tutti i miei colleghi, diciamo, sia del reparto vendite ma anche in generale del trade marketing, quindi tutte quelle figure che in maniera giornaliera parlano con i bartender e gli operatori. E poi con Campari Academy nel 2018 abbiamo messo su un progetto secondo me molto innovativo, un progetto che a guardare da fuori all'inizio poteva sembrare banale, comune, classico, che è la classica avventura, che invece in realtà ha dato vita a quella che noi piace chiamare la Wild Turkey Family. Sto parlando del Wild Turkey Camp. Wild Turkey Camp è una iniziativa nata da un'idea, anzi da una domanda: e se portassimo il mondo di Wild Turkey qui in Italia, cosa succederebbe? A questa domanda abbiamo risposto proprio con un camp. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso per 2 anni consecutivi circa 15-18 bartender da tutta Italia, li abbiamo portati in una location a nord di Milano, in zona Lecco, diciamo in una zona estremamente rurale, che potesse in qualche modo richiamare quelle che sono le origini del Kentucky di Wild Turkey, e abbiamo fatto vivere una serie di esperienze che si vivono generalmente in Kentucky, quindi dallo sparo al piattello, all'avventura a cavallo, alla ricerca di botaniche ed erbe nella zona, e soprattutto ad un incontro con Eddie Russell. Eddie Russell dagli Stati Uniti è venuto appositamente per questo camp e si concede per circa 4-5 ore, un'intera mattinata, a tutte le domande che i bartender hanno. Non è un incontro formale nel quale buongiorno, buonasera, come va, qualche domandina, è una vera e propria, passami il termine, camera caritatis. Ci sono 4 ore di dialogo assolutamente puro aperto. E sincero, aperto. I ragazzi hanno domandato di tutto, anche di accise, di tasse, fino ad arrivare a particolari della produzione, l'utilizzo del legno, l'invecchiamento, perché poi ovviamente avere una persona del genere che ha un sapere di 40 e più anni di esperienza, ovviamente la curiosità poi sale. Tra l'altro io ho almeno un paio di amici di questo mondo che hanno fatto il camp, che sono nel mondo della family, e che si sentono veramente parte di qualcosa di grande. Assolutamente sì. La cosa bella è che poi è nata quella che è una comunità dei bartender della Wild Turkey Family. Questo merito anche del fatto che abbiamo avuto la capacità e la fortuna di selezionare delle persone che amassero già il prodotto, e si è creata questa comunità che in realtà vive di per sé al di là del brand, ma sempre insieme al brand, nel senso che i ragazzi si sentono, si aiutano, organizzano serate, se hanno dei dubbi si fanno una telefonata, parlano di miscelazione, ma parlano anche di interessi di vita comune. Questo ovviamente fa la grande differenza. E con questa proprio comunità poi abbiamo messo su una serie di attività. Dopo il camp facciamo sempre il Thanksgiving, ovviamente quest'anno capiremo un po' come va, e un altro progetto invece che stiamo portando avanti è quello che abbiamo definito il Brand Ambassador Journey, cioè sto girando un po' l'Italia, andando a trovare tutti i ragazzi della family che ci ospitano all'interno del loro bar per fare un momento di formazione con la comunità locale, dei bartender, e alla sera
proponiamo una drink list ad hoc per i consumatori e per gli altri bartender che vogliono venirci a trovare. Quindi praticamente faccio un viaggio in famiglia, per intenderci, e questo è comunque, ancora di più a rafforzare. Serve ancora di più a rafforzare il rapporto, ma soprattutto, devo dire la verità, trovo delle persone estremamente volenterose di far bene con questa marca, perché la amano, e questo per noi è una grandissima soddisfazione. Assolutamente sì. Aldo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Grazie a te per avermi chiamato. E soprattutto in un momento come questo c'è bisogno di fare sempre più cultura e di far ripartire anche appunto serate, eventi, un po' dappertutto. È fondamentale, e noi diciamo di campare e con Volte Orchi stiamo cercando di farlo in una maniera più giusta e attenta possibile. Più attenta possibile. Di nuovo grazie mille. Cheers. Per concludere, siamo tornati dove tutto è iniziato, a Milano. Anche la storia del bar italiano è iniziata qui. Il Campanino in Galleria, infatti, è uno dei locali più significativi del nostro paese. Qui parleremo di formazione, ovvero di come imparare a diventare dei professionisti nel mondo del bar e scegliere i prodotti migliori. Ciao Gustavo, ben trovato. Come Ciao. Stai? Come andiamo? Tutto bene? Guarda, oggi ti ho voluto per parlare di una tematica importantissima, forse le volte un po' tralasciata, che è quella della formazione. Nel senso, per fare questo lavoro, stare dietro il bancone e anche davanti, magari bisognerebbe sapere di più su quello che si fa. Voi come azienda Campari ha creato da alcuni anni l'Academy. Perché un'azienda grande come Campari ha deciso di investire in formazione, passare il suo tempo a fare formazione sui giovani bartender? Sì, partiamo dal presupposto che Campari, come hai detto tu, è una grande azienda, un gruppo internazionale, e da un altro fattore che è il fatto che comunque noi abbiamo prodotti che sono complessi da utilizzare. Il nostro settore comunque ha un prodotto che poi il consumatore o l'utilizzatore si trova davanti e deve un attimo essere in grado di utilizzarlo, non è così scontato. Quindi la prima fase per avvicinare il consumatore o comunque l'utilizzatore al nostro prodotto è quello di insegnargli di cosa si tratta. Se per di più sei un'azienda come Campari che sceglie di avere solo prodotti di qualità, ancora meglio, più il tuo consumatore, interlocutore è preparato e conosce i prodotti, più farai sì che comunque si diffondano prodotti di qualità, magari a scapito di prodotti sul mercato di bassa qualità. Ricordiamoci anche che per noi la qualità significa anche qualità come sinonimo di responsabilità. Quindi formare oggigiorno significa a 360 gradi essere in grado di diffondere una cultura del nostro settore, quindi degli spirit, e allo stesso tempo un utilizzo, diciamo, responsabile. Quindi per quello. Questo progetto peraltro è nato ormai da vari anni. Ti va di ripercorrere velocemente quella è stata la storia dell'Academy, nel senso quando nasce, quali sono i risultati, diciamo, fondamentali raggiunti fino ad oggi? Sì, Campari Academy nasce come progetto più di 8 anni fa. Si inizia con la mera diffusione della conoscenza dei nostri prodotti, quindi andare a descrivere e cercare di far utilizzare nel miglior modo i nostri prodotti alla bartender community. Negli anni si è invece passato da una programmazione di masterclass, corsi, di avvicinamento alla materia, quindi di livello un po' più base, verso quello che è il coinvolgimento di persone che sono spuntate negli anni in questo periodo di sviluppo di questo settore, quindi grandi maestri della mixability, facendo laboratori, cercando di fare ricerca e diffondere attraverso queste persone che erano diventati attori molto importanti sul mercato di questo settore, diffondere comunque un messaggio qualitativo e di ottimo utilizzo dei prodotti tra i giovani bartender. Quindi questo è stato un processo poi che si è sviluppato, si è ingrandito, esploso, fino a vedere oggi Campari Academy con 5.000 contatti all'anno, con delle attività di diverso tipo, sia sul territorio che in sede. E anche di respiro nazionale, perché la Campari Competition, solo per fare un esempio, che è direttamente collegata e scollegata, ma comunque sta sempre nell'orbita dell'Academy, sicuramente è un evento seguitissimo a cui tutti i giovani bartender ambiscono. Prego, scusate solo un secondo. Stiamo servendo l'ora del bitter. Il concetto di negroni con diverse dimensioni, una parte distillato, una parte di negroni classico e una parte di concentrato di negroni. Prego. Fantastico. Grazie mille. Tra l'altro noi ora qui siamo a Milano, appunto, diciamo proprio in casa vostra.
però voi non siete sempre a Milano. Campari Academy è un'entità mobile, si muove sul territorio, fa un sacco di eventi e addirittura è strutturata per farli, perché voi avete costruito, inventato questa cosa del track, che a modo suo è unica. Come funziona? Sì, l'intento era quello ovviamente di dare la possibilità a altri bartender di poter avvicinarsi al mondo di Campari Academy, nonostante fossero un po' lontani dalla sede, dal headquarter, che è a San Giovanni, dove abbiamo la sede proprio della Campari Academy. Quindi si è cercato di andare sul territorio, la forma è stata fisicamente mettendo delle ruote alla Campari Academy con questo track che girava l'Italia e raggiungeva piazze in circa 22-24 città italiane dal nord al sud, dando la possibilità di accedere a corsi e master con i nostri partner, con i nostri trainer, però sul territorio. Oltre al track ci sono altre forme di presenza nel territorio, noi abbiamo la figura del master bartender, che sono queste persone interne alla Campari Academy, che però vanno presso i clienti, che sono i locali, anche i grossisti, che sono un attore fondamentale nella nostra Italia lunga e stretta, quindi che ci aiutano a far arrivare i prodotti ovunque, a fare formazione, a creare momenti di laboratorio, lavorare sui prodotti e fare anche comunque consulenza a 360 gradi, perché oggigiorno noi ci occupiamo sì di materia, quindi miscelare il mondo degli spirit, ma allo stesso tempo anche diventa molto importante anche gestire un punto vendita nel migliore modo. E fare cultura soprattutto, perché veramente io sono stato varie volte anche sul track a vedere quello che fate, sono lezioni, vere e proprie lezioni molto interessanti, molto coinvolgenti, con bartender magari famosi tra virgolette, per cui il giovane può venire a ispirarsi sia a livello tecnico che anche a livello culturale, di dizione, sono veramente esperienze a 360 gradi. Per concludere, noi veniamo da un periodo piuttosto duro, ovvero quello del lockdown, ma Campari non si è fermata neanche in quel momento là, anzi ha spostato forse la formazione dal fisico al digitale, anche con il nuovo sito che è stato lanciato pochi giorni fa in realtà. Sì, il nuovo sito viene lanciato in questo periodo, l'abbiamo diciamo portato a un significato di rilancio, noi avevamo l'esigenza di lanciare un nuovo sito per essere più efficaci da quel punto di vista, per allinearci a quelli che sono i colori del gruppo, comunque Academy si allinea a quello che è la visual identity del Campari gruppo e è corrisposto in questo periodo nel quale c'era bisogno di cambiamento, quindi sia dal punto di vista visivo ma soprattutto dal punto di vista di contenuto, il sito offre oggi dei contenuti che sono in linea con quello che sappiamo tutti sta succedendo, quindi si troveranno da una parte materiali riguardo le nuove regole che riguardano il punto vendita, quindi le normative che vanno aggiornate, che devono essere interpretate, devono essere a livello regionale, non solo nazionale, si troveranno anche offerte di corsi sia digitali che in presenza appena riusciremo a farli, che però sono stati creati sulla base di quelle che sono le nuove esigenze. Abbiamo visto qualche cambio su come lavorare per le ragioni che tutti sappiamo e quindi abbiamo ripreso o ricreato alcuni corsi con temi più specifici, più attualizzati. Esatto. Gustavo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per anche l'accoglienza in questo piccolo pezzo di Campari nel cuore di Milano e di nuovo grazie mille. Grazie a te. Il nostro lungo viaggio per l'Italia arriva in fondo. In un presente difficile come quello attuale, è bello scoprire che il futuro del bar è in mano a tanti professionisti di questo livello. Ed è questo che abbiamo voluto raccontarvi. Grazie da tutto il team di Chiacchiere da Bar.